Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Siamo pronti per vedere quali sono i contenuti portati dalla patch 1.48 su Gran Turismo 7. Prima di farlo, vi chiedo solo un secondo del vostro tempo. Se volete supportare i contenuti che porto mentre guardate questo video, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie mille per il vostro supporto perché fa una differenza enorme. Buttiamoci sul contenuto di oggi. Moltissimi nei giorni precedenti mi hanno fatto sapere i loro desideri riguardo a cosa vorrebbero vedere, perché come ben sapete arrivano 5 auto, le vedete anche, erano lì nell'anteprima. Oltre ai 5 auto, molti vorrebbero nuovi eventi, moltissimi vorrebbero nuovi tracciati. E cosa arriva? Lo vediamo qua. Ovviamente prima dal release note, dalla patch note, e poi andiamo in game. Ci sono le 5 auto che avevamo visto tramite il tweet pubblicato da Kaz l'altro giorno, quindi la silhouette nel video sono state confermate. Qui poi abbiamo nuovi eventi all'interno dei circuiti mondiali, una European Sunday Cup a Kyoto per 400 pp, poi abbiamo due Japanese Challenge, una FF, l'altra FR, 450 pp ad Autopolis e alla Gomma Maggiore. Poi questa dovrebbe essere forse la più interessante, probabilmente la con la nuova auto, con la Castrol Honda che arriva WTC 800 a Santa Croce, configurazione A. Poi arriva nel menu, nel caffè in realtà arriva un menu extra, questo è per i collezionisti. Non stanno più arrivando menu del caffè e sta roba è inspiegabile. L'ultimo di maggio, fra un secondo vedremo tutti i dettagli, l'ultimo di maggio e vediamo in realtà quando è stato pubblicato quello precedente. Comunque, menu 39 extra. Questo vi costringe da un lato, fa parte del gioco alla fine, quindi non è una roba negativa, vi richiede, diciamo così, l'acquisto di una serie di auto per poter riscattare una ricompensa. Per questo dovete avere il livello collezionista 48. Poi una serie interessantissima di nuove conversazioni, è stato aggiunto, ovviamente arriva la Volvo all'interno del Brand Center come brand. Abbiamo visto le due auto dopo che la patch precedente ha introdotto la Skoda, per ora solo VGT. Nuovi swap ne abbiamo 5, principalmente sulle Honda Civic, poi una Integra Type R e una Nissan. Poi vari miglioramenti, si spera, alla simulazione del modello fisico per queste auto. Gli effetti meccanici del danno sono stati sistemati per tutte queste auto. C'è una serie di, non so, 15-20 auto. Altra cosa interessante che capita più volte l'anno è la revisione dei prezzi delle auto presenti nel concessionario delle leggendarie. Come ben sapete, i prezzi si basano su una real life valuation, la vedete qui, quindi una valutazione sui prezzi reali. Quindi se nella vita reale una delle auto che è presente all'interno del concessionario delle auto usate improvvisamente le quotazioni di quest'auto si aggiornano sui 10 milioni e precedentemente erano 7, state pur certi che diventerà da 7 10 anche in gioco. Bello, no? Legato alla realtà. Poi abbiamo minime aggiunte su GT Auto per quanto riguarda gli adesivi, Real Car Paint, veramente di questo poco. Quello che arrivano appunto sono gli eventi che abbiamo visto e le auto. Quindi buttiamoci direttamente nella mappa del mondo per comprare subito le auto. Partiamo dalle leggendarie. Auto popolare, fa parte di queste, sì. E qua ragazzi, ve la consiglio al volo perché voglio portare. Finisco questo video, ne preparo un altro perché voglio portare qualcosa dedicato proprio alla Honda NSX GT500 che va a fare un po' il pari con, diciamo, la coppia con questa della stessa. Vedete, l'hanno ripubblicate qua queste due, non ce ne sono altre. No, diciamo che questo terzetto con un'altra Nissan Pennzoil Toyota Supra è questa. 6 milioni circa, ve le comprate tutte e tre. Se non l'avete, compratele. Adesso compriamo questa che è l'ultima arrivata, di quello un po' più autosportive, diciamo, da corsa, che ci piacciono più delle station wagon, perché arrivano le station wagon, ragazzi. Anche su quello si può fare un evento carino, però poi finisce lì. Auto comprata, la volevo utilizzare subito, ma sì, magari la carico lì e la vediamo fra un secondo. Quindi leggendarie c'è questo, 1,5 milioni. Andiamo nelle usate. Abbiamo, eccole qua, le tre, come appunto promesse dall'anticipazione dell'altro giorno. Abbiamo la Civic, costa 52.000 crediti, si comprano. Adesso le auto sono 505, me ne manca una perché non riesco a beccare un invito, nonostante abbia miliardi di ore. Comunque è così. Comunque compriamo la prima Honda Civic, la Skyline GTSR, questa dell'87, 176.000 crediti. Cara per essere un'auto usata, ma è comunque
un pezzo da collezione. Questa qui vediamo adesso, finalmente arriva la Volvo come brand, molto contento. Ci sta anche che arrivi quest'auto, ragazzi, alla fine è un gioco di collezione. Gran Turismo 7 ha portato nel corso dei suoi 26 anni ormai praticamente una serie infinita di auto che trovate nel mondo reale. Questa è un'auto, diciamo, familiare, un'auto di tutti i giorni. Ormai è un'auto che ha quasi 20 anni, 30 anni, quindi un po' anzianotta, però ci sta, eh. Cosa manca? Sono auto di un altro tipo. Questa è bella, bella. Comunque, in particolare, vedremo di fare qualche evento per renderla utile. 40.000 crediti, se non sbaglio. Quindi 1,5 milioni di là, più 100, 250 circa, 250 qua. Siamo 1,750 milioni. Sto facendo delle approssimazioni veramente al volo. Quindi facciamo 2 milioni scarsi. Al momento poi abbiamo sotto il Brand Central l'ultima, dovrebbe essere la Volvo Europa. Si aggiunge Sweden, yes, arriva la Volvo. E questa è la più, diciamo, fresca. Anche questa c'è ormai 11 anni. 40.000 crediti per la V40. Volete, non è ovviamente un'auto da corsa, ma vedremo di spingerla al massimo e portarla magari da qualche parte. Le auto le abbiamo comprate. Ho già visto sbucare un premio qui nel caffè, perché nel menu extra quello che mi veniva chiesto era di completare il menu. Questo qua, le ho involontariamente raggruppate io dall'altra parte, ma hanno creato loro ovviamente il menu qua. Menu extra 39, dovete possedere le tre auto che abbiamo appena visto nelle leggendarie, quindi compratele, ovviamente rinnovo l'invito adesso. Qua ricevete una ricompensa 6 stelle, un motore swap, che andremo a vedere subito di cosa si tratta. Le auto le abbiamo viste prima, la Honda, la Nissan, la Toyota, tutte e tre categorie, diciamo, GT500. Belle, niente da dire, queste sono favolose, veramente, ragazzi, faremo un evento su queste. Prima di aprire il menu e vedere, prima di aprire in realtà il biglietto che ho vinto per beccare il motore, guardate di nuovo qua, 2 anni e counting, 2 anni e andiamo. Per i primi menu, il 50 credo fosse l'ultimo della Coppa Jimny, 6 mesi dal Nations Cup, più o meno 6 mesi anche da questo, poi siamo un anno fa circa il Super Formula. Ragazzi, abbiamo la conferma che in un anno, in realtà Coppa Jimny è uscita almeno 3 mesi fa, quindi in un anno comunque ad oggi, un anno abbondante, sono usciti 3 menu. Veramente poco. Qua hanno abbandonato lo sviluppo. E ancora prima, il calcolo che abbiamo fatto già in qualche episodio passato di questa lunghissima serie, 6 mesi prima è uscito questo. Quindi, se togliamo gli ultimi 4 menu, il quintultimo è uscito oltre un anno e mezzo fa. Quindi in un anno e mezzo sono usciti 4 menu. Veramente poco. Perché 46 in meno di un anno, perché da marzo a dicembre facciamo 9 mesi. 46 menu in 9 mesi? Bello, era una figata vederli arrivare praticamente ad ogni patch. E poi 4 in quanti? In 18 mesi, più o meno. Incomprensibile, cioè non ha senso. Non, o troppo o niente. Magari una roba più bilanciata qui costerebbe poco fare, come dico sempre, ogni patch un menu. Sono uscite adesso, è uscita adesso la NSX. Facciamo un menu GT500. Lo crei qua. Raggruppi 3 eventi. Non devi fare niente di che, perché anche qua. Cos'era questo qua? Vedete, raggruppi 3 eventi, arriva al terzo, vinci un premio. Bello, no, impossibile. Pazienza. Vediamo cosa vinco come swap. Ok, questo è compatibile con la Ferrari, Enzo Ferrari del 2002. Prezzo di vendita consigliato, come mostrato lì, 1.350.000, ma non si possono vendere, quindi possiamo solo montarlo sull'auto. Quel che ci resta da fare, oltre le weekly challenges, in realtà, se non sbaglio, in Europa, in Francia, dove eravamo? Qua, Santa Croce, configurazione A, hanno buttato dentro il nuovo World Touring Car. Ho fatto un minimo ritocco all'auto, l'ho potenziata un attimo, ma ho anche cambiato la deportanza perché ho fatto un giro, anzi, tre curve con la deportanza di base. Era un disastro. Faccio solo un giro completo adesso per farvi vedere com'è l'evento, anche come si porta un po' l'auto in pista, ma poi lo porterò completo in un altro video perché facendo un calcolo sono 8 giri, almeno il primo giro si gira in circa 3 minuti, quindi 8 per 3 siamo sotto i 25 minuti. Ovviamente qua manchiamo già il punto di corda. Siamo 24, 23, dipende dal setup, ovviamente dalle vostre capacità di pilota. Sto dentro perché voglio un attimo godermi anche il sound e la vista da dentro l'abitacolo. Questa è una WTC 800 che può diventare interessante. Il problema al solito è legato al pagamento degli eventi, diciamo alla ricompensa, perché questo è un problema
noto, ma mai onestamente preso in considerazione purtroppo da Polifoni, nonostante avessero dichiarato più volte che il loro interesse non era quello di avere un farming, ma di dare a tutti l'opportunità di gareggiare su piste diverse con auto diverse, che ovviamente si può fare, lo faremo. Vedete qua 300 si toccano, si può andare di conseguenza ad alzare un po' di più la velocità massima, perché arriviamo a fondo scala sul lungo rettilineo, quindi questo è ovviamente anche per me un test. Ho cambiato due cose sulle sospensioni, ma non è ancora il setup che mi piace. Anche il suono, il rombo del motore mi piace. Chi vuole utilizzarla da dietro può apprezzare anche la livrea di base, è bellissima. Qua ci sono dei salti che me la rendono difficile da controllare. Ho mancato tutti i punti di corda possibili in questo giro. Va benissimo comunque. Qua non dovrebbe esserci alcun tipo. Ah sì, in realtà c'è la benzina, c'è il consumo di benzina, quindi e anche il consumo larghi, consumo di pneumatici. Grazie mille ragazzi, ci vediamo presto perché l'ho annunciato durante l'altro video e ve l'ho detto anche poco fa. Con quest'auto faremo una cosa molto particolare perché lancio una serie nuova. Non spoilerò il contenuto ovviamente, che sennò poi quando pubblico il video dite "Ah, ma lo sapevo già", invece no, non lo sapevate già. Penso la settimana prossima possa già uscire qualcosa di effettivo e spero vogliate seguirlo perché secondo me è interessante. Per ora vi ringrazio, ricordatevi di tirare un po' sulle marce qua perché arrivate, vedete, ce n'è. Sì. Tentiamo sorpasso, abbastanza puliti, lasciamo spazio, usciamo, presi. Siamo quindicesimi ragazzi, ma se non miglioro qua mi sono girato prima. Se non miglioro la conoscenza del tracciato, ci faccio due giri di test. Non andremo da nessuna parte. Grazie ancora, vedete, si gira oltre i 3. Ah, lì mi sono girato. Sì, ma si girerà più o meno intorno ai 3, quindi 23 minuti circa. Questo ve le richiede. Alla prossima e non scappate. Ciao.